Cos'è sta merda? Ok ragazzi, allora terza parte di DayZ. Se questa parte raggiunge 500 like, ve ne porto una quarta. Quindi siccome 500 like non li raggiungerà, sono tranquillo che tanto non lo riporterò. Questo sarà l'ultimo let's play. Vediamo. Qua c'è un alto livello di giocatori. Oh! È lo stesso personaggio. I difficili stanno ancora creando il gioco. È tutto raga. Mica è notte, porco cane. Non mi fido molto a girare la notte, raga. A dire la verità non mi fido per niente a girare la notte. Però facciamo così, cambio. Questo. Ci prendiamo la felpa. Ah, comunque sta zona lagga un fottio, raga. Ma veramente un fottio. Guardate come lagga. Cioè, cazzo, due scatti al secondo, porco. Telemetro. Non infilo in culo. Oddio, mi sa che la stronza ha freddo, no, eh. Not this again. Deagle, l'ha caricato della Deagle. Ok. Questo CR è stato sicuro, però mi sa che ce li ho in realtà, cioè le pistole, la Deagle ce l'ho, ma non i proiettili. Comunque avete cercato di dare una risposta al perché il tipo è morto, il vecchio è morto così a random, ma la verità è che era semplicemente un vecchio di merda ed è morto e basta. I barili per il fuoco sono micidiali. Come dovrei fare per combustibile? Strage. Oddio, forse uno. Dobbiamo andare a procurarci della legna. Una volta procurata la legna. Porco giù, sono cagato. Togli legna da ardere, bene, bene. C'è un cazzo, un ramoscello. Ok, vediamo se funziona. Attacca. Poi. Ah, forse aspettate, devo mettere più. Più roba, no? Sono un genio. Ho distrutto i pantaloni. Quando mi servivano. Cioè, i pantaloni da hiking, non me ne sono accorto, cazzo. I pantaloni da pompiere mi sa che li metto. Ma lì c'è una luce accesa. Sto per fare luce. Sto per fare il giorno, sto per fare luce, vabbè. Una storia. Non è sospetto che non c'è neanche uno zombie zona. Oddio, quanta lag, Dio Cristo. Ecco, infatti. Quello non è piacevole da vedere. Ok, volevo essere sicuro non ci fosse nessuno qua. Causa del decesso? Mica, ho solo paura che mi sparino, cazzo. Vabbè, tentiamoci. Oddio, tutto marcio. Che cazzo di fucile è questo? Ma perché questo non me lo fa conto? Questo sì e l'altro no. Bomba questa, è bello. Ce li ho le munizioni per questo. Yes, baby. Un proiettile mi metti, due. Bravo. Abbiamo 8 colpi di riserva. Oddio, ma ne ho, sì, ne ho straciche. Andiamo alla nave. Vi ricordate la nave? Ma certo che ve la ricordate. Bellissimi ricordi alla nave. Cioè, io vorrei anche guidare le auto, no? Ma non lo sbatti di ricostruirla, tipo Lego. Sarò sincero, non lo sbatti. Oh, shit. Yes, bene, perché capito? Non cambia neanche le armi. Porco di un cane bastardo. Non posso sparare, se gli sparo alla fine. In mano, figlio della merda! Che stronzata, guarda. Cristo. Ma se mi sono spostato! Oddio, si è rotta l'arma. Un'ascia di ferro si è rotta, eh. Ma che davvero? Una corda, ma. Cioè, si è rotta. Non si è rotta. Non so perché me l'ha levata dalle mani, raga. Mi sa che gliel'ho lanciata. Cioè, oddio, sto perdendo sangue come un maiale. Aspetta. Chi ha inventato il sistema di comando è veramente un figlio della merda, ve lo dico io. Datemi retta. Vabbè, gita alla nave. Ma come porco d'un cane posso spostare? Tieni premuto X per spostare. Lo sposto? Non lo sposta. Cioè, non lo sposta da nessuna parte, raga. Questo è un gioco inculato, ve lo dico io. Butta la legna perché non me ne frega niente. Non prende la batteria. Ma lo vedi che Dio? No, non prende la batteria da terra. Dai, porco di un cane inculato. Cioè, non prende la batteria. Trovatemi un gioco più smerdato di questo.
Non butta neanche l'ascia adesso. Ma che cazzo ha le crisi esistenziali? Dio, non butta neanche l'arma. Non prende la fottuta arma! Cioè, qua non la prende. E non la posso neanche gettare. Trovatemi un gioco più inculato di questo. No, devo uscire dal server e rientrare. Complimenti, complimenti. Bella merda, Dio. Dove cazzo mi trovo? Dove cazzo mi trovo? Ma a voi vi pare normale una roba del genere? Mi sono sloggato dentro un cazzo di treno. Adesso sono in campo aperto. Dove cazzo mi trovo? Non so dove sono. Oh, ah beh, perlomeno c'ho la batteria in mano. Cioè, veramente. Mi ho fatto spawnare con la batteria che non riuscivo a raccogliere da terra. Lo vedete che è un gioco di merda. Ok, devo trovare cibo. Food. No, oddio, no, no, no. Qua no, perché se no ci bagniamo e la temperatura può scendere ancora di più. Cioè, cazzo, ero arrivato a Berezino, porco cane bastardo. C'è un zombie che passeggia. Al chiaro di luna. Non è vero, non c'è nessuna luna. Però c'è un fottio di zombie. Beh, capito, poi manco metti nomi delle città un po' normali, no? Che cazzo ne so, Pallemosce, città Pallemosce. No, no, tutti i nomi russo o ucraino, non lo so. Che cazzo... Ho perso l'ascia. Guardate. Guardate che top. Non ho un'arma, non ho un'arma per difendermi corpo a corpo. A parte il, vabbè, il macete. Mi devo difendere a colpi di macete. Con l'ascia facevo tutto in due colpi. Col macete ci impiegherò una vita. No, io ho fame però, raga. Questo mi muore. In tempo zero, dove la coca. Bevi, patetico idiota. Sale anche il cibo. Gonfio la pancia per quello, quindi sale anche il cibo. Equipaggio. Cioè, guardate che avvistamento. Lo zombie che cammina sulla... Come cazzo ha fatto ad arrivare sulla casa? Scusi, signore. Scendi da lì. Oh cazzo. Ah, quindi urla uno, arrivano tutti adesso. Ah! Vabbè, gli zombie praticamente mi fanno un arco difensivo. Arriva qualcuno, devono prima uccidere gli zombie per entrare. Sta merda umana ha fame, raga, ha fame. Ma mi spiegate chi ha creato questi cancelli così? Non capisco, guardate. Ma qual è il senso di un cancello così? Non capisco. Colpi 9 mm, interessanti. Uso molto interessante, conosci il cibo. Oddio, questa signora cosa ha in testa, bellissimo. Niente, c'è il berretto lì. Io ho capito che se vado fuori c'è freddo e aumenta la fame, eccetera. Ma non posso sigillarmi dentro. Quindi 3x2 fa buio. Una mela, qualcosa, puttana. Un cazzo. Un cazzo, un cappello e... è una giacca, giusto. Guarda, il colpo che danno qui è sempre... va sempre a sé. Ma che cazzo è sta roba? Porco cane. Sentite, io me ne vado da qua. Mi sono rotto i coglioni. È uno schifo di paesino del cazzo. Puzza e non c'è niente. Andiamo verso quella parte. Non so che razza di struttura è quella, ma... mi titilla il cazzo. Oddio, lag town deve essere questa. Non so se c'è in realtà quella possibilità di ammazzarmi con un colpo in bocca. Non credo. No, forse sì, forse sì, forse sì. Bene, si è detto tutto tranne questa, bella strozza. Qualcuno fra di voi mi aveva detto di uccidere gli zombie perché mi davano il loot. Questo loot lo vedete solo voi. Io non vedo nulla. Se per voi il loot è una... una cuffia di merda, allora diamo un significato diverso alla parola loot. Oh, non hanno un cazzo, non hanno veramente. Hanno torce, ma torce e cappellini, ma... una mela, una pera, una banana. Guardate la fame, guardate la fame! Inizia a lampeggiare, la morte è vicina. Sapete, sto pensando a una cosa, che forse... il bisogno della fame aumenta perché ho uno zaino enorme nelle spalle. Madonna, che c'è gente che sopravvive settimane solo bevendo acqua. E questa merda non riesce a sopravvivere due giorni senza cibo. Porco cane. Guardami. Spero di crepare sull'uscio di casa, guarda, perché sarebbe molto più divertente. Il bello è che tipo questa casa potrebbe avere anche cibo. Una Coca-Cola che mi fa temporeggiare due minuti. Sono fottuto. Però muoio con le palle rigate calibro 12.
Ecco, ecco come muore una merda umana. Porco cane bastardo. Ah, bene, mi ha dato la stessa cacca. Però almeno c'è la mela lei, eh. Se mi ha fatto spawnare, sì, nel cazzo di mia zia. Questa potrebbe essere la cittadina dove sono morto. O forse no, o forse sì, o forse no. No, ma davvero, cioè, ha usato la luce chimica per... per picchiarlo a morte. Madonna, rincoglionita. Sì, ecco perché si è rotta. Quanto è quotata la mia morte? Cioè... guarda. Ma vai, fanculo. Guarda. Guarda. Sì, guarda, una bella gangbang, guarda. Ma è stronzata. Ma vai a ciucciare cazzetti, guarda. Dove cazzo ci ha spawnato, mo? Sì, ma è possibile che cambio server e mi ritrovo sempre in un... comunque in un server buio. Come cazzo fai a giocare quando è notte? Fa cagare. Cioè, non puoi giocare quando è notte. Si vede un cazzo. Oddio, beh, perlomeno siamo ai piedi di una città. Non so quanto tempo... non trovo manco la luna. Allora... oddio. Sopravviveremo, a quanto pare. Quanti pomodori abbiamo? Oddio. Oddio, i pomodori, sì. Cazzo, potremmo pure stabilirci qui, guardate. Pomodori e acqua. Viviamo di pomodori a vita, mi interessa. Notate quanti cazzo di pomodori sto mangiando e la vita continua a non salire. Cioè, fanculo, mica faccio sempre confusione. Non è la vita, la fame. Cioè, sta salendo, dice tre tacche, sta di tre tacche alla volta. Ma è fermo al giallo. Guardate quanti cazzo di pomodori sto mangiando e questa qui non ha ancora recuperato... boh, la fame, vabbè. Oh, finalmente. Speravo più vacca la puttana Eva. Ok, io in teoria sarei pieno sia di acqua. Cioè, io non riesco a colpirlo, lui sì. Ma vai a fanculo, guarda, il gioco di una minchia. 762x39, forse è compatibile. Sì, bene. La morte sia con me. Addio mondo. Va bene, la Puglia. C'è niente di meglio che caga da spruzzo. Appena respawnati. Domando quanto durerà sto buio del cazzo. Oddio, ma era vivo! Ma che cazzo? Cazzo è appena successo? Cioè, pensavo d'essere... cioè, pensavo fosse morto e gli stavo rubando le cose. Pezzo di merda. Cioè, guardate che bella lag. Ma che è sta merda? Ma cosa sto giocando? Ho visto la luce in fondo. Trovo un'armata in picco. Oddio. Cosa? Ma po è possibile giocare in questi modi? Aspetta, neanche dov'è? Guarda. È normale una cosa del genere. Guarda. Cioè, lui è avvantaggiato dalla lag. Morto? Inutile aggiungere una parola, giusto? Se voi a casa avete capito cosa è successo, vincete 1 milione di euro. Voi faccio presente che io sto sempre giocando a DayZ col cavo Ethernet attaccato alla Play, quindi questa lag incredibile è del server, mi lasciate un cazzo. Vedo una merda là in fondo. Andiamo a picchiare anche lui. Guarda, tutti che scattano, non capisco. Ma non è lo stesso giocatore? Che è altamente probabile che sia lo stesso. Tu spiegami come dovrei fare a uccidere questo. Guarda.
Cioè, fra una scatta. Guarda. Ma che serve del cazzo, guarda che. Adesso sì che sono sicuro. Però meglio chiudere la porta. Guarda! Ma scatta troppo. Guarda! Cioè, scatta troppo. Sto provando a parlarmi. Mi dispiace, ma devi morire. Forse non so come difendersi. Oh, forse sì. Dai, ma guarda! Controlla pulsazioni. Sta bene, battito forte. Abbiamo fatto amicizia. Abbiamo fatto amicizia, ma adesso basta. Secondo me quello lì, cioè, ha una lag allucinante, guardate. O mi sta cercando, o non lo so. Vive la sua vita un quarto di lag alla volta. Vabbè. Io non capisco se questi pali del caso sono generati casualmente o è qualcuno che ci li mette. Ma di fatto che sono morto, di nuovo. Per la quinta volta oggi. Spero che il mio corpo in decomposizione possa aiutare qualche onesto viaggiatore. Vale, la morte è sopraggiunta. Oddio, granata frammentazione. Bene. Se qualcuno si avvicina a me, faccio saltare in aria. Fraga niente. Prendi già la granata in mano. Oddio. Vorrei trovare qualcuno adesso per farmi saltare in aria insieme a lui. Non vorrei rischiare di togliere la spoletta alla granata quando non è il momento. C'è della luce qui. Ma credo l'abbiano buttato. Bene. È morto con del cibo. Ma quanta cazzo di... Guardate quanta roba aveva sto minchione. Minchia, mi fa scendere, cazzo. Ma va di tutto, è morto comunque. Guarda tutta la merda che aveva. Se il botto che ho sentito è conducibile a qui, qualcuno si è fatto saltare in aria. No, io non mi ammazzo da solo comunque. Voglio far esplodere con qualcuno. Ok. Ma è normale tutto ciò. Cioè, credo abbia menato il distributore di benzina prima che non esplodo. Ok. Tutto regolare. Guardate. Non è l'unico. Merda. Cioè, si fanno saltare in aria. Sono rotti i coglioni pure loro. O è morto di stenti, non so. Cioè, farete che la gente continua a crepare più per la fame, roba così, che per altro. Cioè, non è che crepa perché magari... C'era un coltello? Sì, c'era un coltello. Prendo una zucca. Cioè, non è che dite, vabbè, è morto perché... No. È morto per il semplice fatto che non c'è cibo, cazzo. Cioè, non puoi morire in un gioco del genere perché manca il cibo. Dovresti morire per di più, magari per gli zombie. Se non massacrato gli zombie o una persona. No, muori perché non c'è il cibo. Non fai manco in tempo a entrare in contatto con nessuno e sei già morto. Se mi scivola il tasto su R2, tolgo la spoletta e la granata. Non farmi saltare in aria! Io c'ho un cadavere lì. Ho uno sdraiato. Però non c'ho una pera. Gliela prendo. Chissà com'è morto. C'era la pera, quindi non è morto di stenti. No, beh, neanche quell'altro poteva essere morto di stenti. C'era un campo di zucche a fianco a lui. Ti prego, fa che incontri qualcuno. Un povero idiota che si avvicina e mi saluta. Mi avvicino per saltare in aria. Un proiettile. Che cazzo me ne faccio, tanto devo suicidare. Sbaglio, qui manca parte di tutto. Oddio, c'è uno sopra! Raga, qua manca tutto. Cioè, ma che cazzo? Com'è fatto questo gioco con il buco del culo? Sì. Non so se riesco a farmi saltare in tempo, ma... Ehi! Ehi, ciao. Allahu Akbar!
Non esplode? Ma dopo quanto esplode la granata? La granata non esplode. Oddio, non vorrei che mi spara. No, che mi spara! Ma scusate, la granata non esplode, eh? La granata non esplode. Ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Ma perché non esplode la granata? Nico, vieni qua. Ti apro io la porta. È esplosa da tutt'altra parte la granata. Ma avete mai visto una roba più stronza di questa? E mi lascia così morendo. Che puttanata è questa? Tutto a scatti, guarda! Che merda!